Bene a tutti ragazzi e benvenuti in questo terzo episodio della nostra Master League con la Roma, signori. Stiamo facendo palesemente schifo, siamo penultimi a pari punti con la Fiorentina, ovvero a 0 punti. Non abbiamo comprato ancora nessun giocatore perché abbiamo solamente 20 punti e non so effettivamente se noi con 20 punti possiamo comprare qualcuno, ma non... sì, qualcuno possiamo comprare, ma niente di realmente interessante. Potremmo comprare un Conte. Ma ci serve per la quale, Conte? Non penso proprio. Potremmo con 20, potremmo comprare un Ciro Ferrara, ma che... Ciro Ferrara, insomma. Insomma, vediamo, aspettate, nell'Italia chi c'è? Io non... Con 20 chi ci possiamo portare a casa? Nessuno, signore. Buffon costa 28. 28, Nesta 24, Cannavaro 28. Albertini 24, Conte 20, Totti 32, sì. Mentre c'è Ronaldo, scusatemi, giusto per farmi un attimino, illudermi un attimo, Amoroso costa 34, ottimo, Roberto Carlos 36, ottimo, Conte sa, Pampettiare, Ronaldo costa 50, oh, lo stiamo comprando, signori, Ronaldo, certo. Ci arriveremo sicuramente. Ronaldinho 46. Bene, bene. Bene, signori. Va bene. Non disperiamoci. Riusciremo a ottenere punti per comprare nuovi giocatori. Intanto, tutto questo noi sappiamo che effettivamente andrebbe un attimo salvato perché io sto registrando. Sì, voglio davvero. Se premo il tasto start. Sì, salva lì. Grazie. Perché mo stavamo a salvare senza. Perfetto. Salvataggio riuscito. Meno male. Scelta di rete, perfetto. Ok, detto questo, signori, procedete all'incontro successivo. Che cazzo è successo? Procedete all'incontro successivo. Procedete all'incontro successivo. Sei sicuro? Sì, sono sicuro, sì. Non mi ricordo contro che cazzo giochiamo, ma noi non ci preoccupiamo perché non abbiamo paura di nessuno, signori. Peggio di due sconfitte consecutive non possiamo fare. Formazione, cambiamo ancora una volta la formazione. Allora, cambio. No, dobbiamo per forza giocare. Giochiamo con 3 punte, ma se giochiamo così potrebbe essere meglio così, che dite? Secondo me sì. Allora, c'è Miranda che è ancora distrutto, c'è rimasto male dell'altra volta e Miranda lo mandiamo fuori. Abbiamo detto al suo posto può giocare un CA. Huggins. No, gioca Njord, che è un alto 1,86, mi piace. Mi piace. E poi gli altri come sono messi? Ottimo, c'è una mezza squadra che sta giù di morale proprio. Stromer, il nostro difensore centrale, per Cecil, gioca lui. Vlaanderen, che non gli cambia niente se gioca oppure no, gioca al posto di Juric. Cecil è ancora peggio, cioè proprio c'era non la bacchetta verso il basso, proprio era lui che cazzo era il terzino. Va bene, basta, va bene così. Mi levate solamente, scusatemi, in attacco chi abbiamo? Che Bolatta mi sta veramente. Aspetta, noi giochiamo con Njord attaccante centrale. Ok, no, Castello è attaccante centrale, scusate, Njord e Bolatta. Ok. Espimas, perché non gioca Espimas? Ah, perché ce l'hanno buttato fuori l'altra volta, è vero. Ok, Espimas non c'è. Mi dici, attaccanti che abbiamo? Huggins, che però è più annoiato di me. Vabbè, basta. Non è inutile che continui a fare formazioni. Tanto ci capiamo poco. Ah, contro l'Arsenal, signori! Contro la prima in classifica. Facile, 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 signori. Facile, facile. Allora, contro Henry, signori, giochiamo contro Thierry Henry. Bene. Allora, riuscissimo a portare a casa un pareggio. Guardate, io potrei baciare terra. Riuscissimo a portare a casa un pareggio. Questo era fallo, però. Al campetto parrocchiale, questo è fallo. Non vorrei dire, però, vabbè. Loro sono abituati al gioco inglese, al gioco inglese, al gioco maschio. Grandissimo così. Recuperiamo subito questa palla e ripartiamo. Dai, dai, che il nuovo schema funziona. Dai, dai, che il nuovo schema funziona. Dai, 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 che il nuovo schema funziona. Bolatta, Bolatta, spostato sulla fascia. Se ne va Bolatta, che è lento come una lumaca. Bolatta, Bolatta, ma lui non lo sa, lui ci crede.
Il portiere non gioca con noi. Bolatta. Allora, il portiere non gioca con noi. Attenzione, attenzione, attenzione. Sì! Castello, signori, la sblocca lui. La sblocca lui. 1-0 contro l'Arsenal. Primo gol, grandissimo. La palla conquistata, il tiro che nel 7 è andato a levare le ragnatele dall'angolo della traversa. Signori, io direi di fare melina per tutto il resto della partita. Io direi un attimino di rimanere nella nostra metà campo, non rischiare nulla, perché sono tre punti importantissimi, signori. Tre punti fondamentali. Ximenes. Bravissimo per Balotta. Balotta, signori, il nuovo schema funziona. Porca miseria se funziona il nuovo schema. Mi piace il nuovo schema. Ok, non fa cretinate, però. Ok, non fa cretinate. Calma. No, mi ha levato il cosino quando non me lo doveva levare. Grandissimo Ivanov. Ivanov uno di noi. Ivanov uno di noi. Bravo così, Balotta. No, porca. Il primo a cui faccio fare un volo è Balotta, signore. Il primo. No, grandissimo Cecil, grandissimo. Va bene, calma, bravissimo. Parte Matt, ma da dove è spuntato sto Matt? Non lo so, ma noi crediamo in lui. La palla al centro. Dai, bravo così, calma, guardalo. Va bene, tu provaci. Madonna, poteva essere autogol, signori. Calma. Tu provaci. Quanto mi stanno facendo. Mannaggia loro. E non c'è nessuno lì, non c'è grandi. Ma Matt è il campione del mondo, signori. Matt è il miglior giocatore che abbiamo in squadra, praticamente. Cioè, sta a fuoco e fiamme, Matt. È ovunque, Matt, signori. Grandissimo, Matt è titolare della prossima partita. Siamo messi in merda. Siamo messi malissimo, signori. Non riusciamo a recuperare il pallone. Siamo messi malissimo. Calma. Guarda Matt che dà sicurezza alla squadra. Bravissimo. Ximenes. Matt, ancora. Balotta. No, porca miseria. No, Matt, non fare cretinate. Mi servi in campo, Matt, non negli spogliatoi. Fuori sta palla, grandissimo Valeri. Va bene, Matt. Detto, Matt è ovunque. Via. No. Fuori sta palla, ok. Momento di crisi, ma Matt recupera il pallone e mette ordine. Grandissimo Matt. Chiellini, come cazzo lo chiami? Non l'ho visto. Grandissimo Valero, Cellini, avanza con calma Cellini. Cellini mio, non dovevi perdere sto pallone lì. Fuori gioco. 31esimo minuto, signori. Valeri cerca Matt, che dà ordine e tranquillità alla squadra. Balotta, lo cerca in profondità Jorga. Non mi sono fidato di crossarla, signori. Speravo di trovare qualcuno messo meglio al centro. Grandissimo. Attenzione, sta funzionando tutta la Roma, signori. Balotta. Naggia. Dobbiamo riuscire. Oh, attenzione. Tino. Cellini, tieni il Jumberg. Che cazzo è saltato quello? Cioè, è saltato che il pallone era non distante di più. No. Bravissimi tutti. 38esimo, calma e sangue freddo. Non possiamo smelinare già da adesso perché è un po' esagerato. Però, signori, sappiate. Calma. Dov'è Matt? Datemi Matt. Lo sapevo che mi dovevano dare Matt. Mannaggia, no. Valeri, bravissimo. No. Se recuperiamo il pallone, lo dobbiamo recuperare, però mannaggia. No. Rischiosissimo questa situazione. Va bene, Balotta. Fai salire la squadra, ti ho detto. Non buttati sulle gambe di quelli. Portiero, bravissimo. Calma. Momenti di alta sofferenza. Calma.
Ci siamo. Bene così, signori. Primo tempo 1-0 per noi. Primo tempo 1-0 per noi. Va bene così. Non cambiamo niente. La formazione tiene. Certo, Castello ha visto solamente la palla del gol e poi non ha più strusciato un pallone. Però no, attenzione, Castello. Occhi. Attenzione, calma. Mannaggia. Dobbiamo semplicemente riuscire a tenerla sta palla. No, portiere! Ci hanno pareggiato con Bertrand, un gol bruttissimo, signori. Sul pallonetto ci hanno fregato sul pallonetto. Mannaggia. Ha fatto uscire troppo tardi il nostro portiere. Ivanov è uscito troppo tardi. Però stiamo sempre pareggiando con l'Arsenal, signori. Non dimentichiamoci chi abbiamo di fronte. Dai, calma che tua. Loro stanno iniziando con un pressing sfissiante, perché sono loro che sono agitati, signori, sono loro che sono agitati. Noi dobbiamo riuscire a tenere loro, sono primi in classifica, non possono perdere contro una squadra che ha perso le prime due partite di campionato, giusto? Sono loro che sono agitati, non siamo noi che se ne siamo agitati, sono loro. Riesci a passarla, sì? Va bene, fai quello che vuoi. Ha deciso lui per questo lancio lungo. Non capisco perché non giocano più con Matt, signori. Matt era il nostro perno di centrocampo, l'uomo che toccava tutti i palloni e tutti i palloni erano perfetti. Attenzione, Castello, la crossa. Guarda Matt, va bene. No, mannaggia. Calma signori, tieni, intervieni, va bene così, grandissimo, non sono riuscito a leggere chi è stato, ma va bene così, signori. Calma, Matt che mette ordine, grandissimo Matt che mette ordine, signori. Beh, stiamo iniziando, fuori gioco, ma non era per quello. Balotta mio, mamma mia, che volo che ti faccio fare, lascia che riesco a pareggiare una partita, a prendere qualche punto in più, ti faccio fare un volo, lo so io che mi devo andare a comprare. Calma signore, Balotta, Ximenes oggi, brutta partita anche per Ximenes, grandissimo ancora, Matt mette ordine, signore, Matt non ha perso un pallone non l'ha perso. Grandissimo il fallo, buttalo fuori. Ah, certo, quando sono falli miei e li butta fuori. No, si è infortunato un Jord. Grave, non si alza più. Secondo me è morto praticamente. Non è che si è infortunato. Fermi tutti, scusatemi. Io c'ho un giocatore che si è leggermente rotto completamente. Quindi cambio giocatore. Chi è che si è rotto? Jorg che gioca sulla sinistra. Ok. Attaccante sinistro, noi che ci possiamo mettere? Ci mettiamo Jubic e giù di morale, perfetto. Ostengard, entri tu. Scelgo te, Ostengard, sì, confermato. Sì, è questa la sostituzione che voglio fare. Me la fai, giusto? Sì, me la fa, ok, dai. Che vedevo dire? Come si dicono le punizioni? Non lo so. Ci proviamo? No. Tentiamo uno schema che non riesce mai nella vita. Bene. Calma. No, dai, perdere questa palla lì. No, però. Una palla sanguinosa. Abbiamo perso una palla sanguinosissima. Grandissimo Valeri che la recupera e ci fa uscire palla al piede. Bravi ragazzi, bravi tutti. Oh, e fallo però, arbitro. Grande Ximenes che tiene di fisico. No. Perché aspettiamo il pallone? Mannaggia di una miseria. Perché aspettiamo il pallone e non giochiamo di prima? Gliela levi? No. Che ci fai il mio portiere lì? Se faceva un altro pallonetto ci avrebbe segnato di nuovo. Guardate dov'era. Se faceva un altro pallonetto ci avrebbe segnato di nuovo. Matt mio. Grande Matt. Attenzione perché usciamo. Grandissimo Matt che lo cerca. Va bene.
Va bene, riconquistiamo pallone, potrebbe essere un'azione migliore, però va bene. Guardalo, guardalo, tu provaci, calcio d'angolo, cioè la palla si è fermata prima, la palla si è fermata magicamente prima che la prendesse lui, però va bene, dai così, calma, ballotta, 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 guarda Matt, bravo Matt, cerca di arrivare in fondo, Matt! Dove non c'è nessuno, porca miseria, dove non c'è nessuno, deve essere più calibrato il calcio con il cross. Il cross deve essere più calibrato. Occhio signori, va bene. Calma. Teniamo, signori. Bravissimo, bellissimo l'intervento. 1-2, 1-2, 1-2, veloce. Bravo Matt, fai ordine, fai ordine. Grandissimo Matt che aspetta. Grandissimo Matt che aspetta. Lancialo, grandissimo il lancio, attenzione a Balotta, Balotta deve solamente crossarlo al centro, Balotta, dai così, no, abbiamo perso, che cos'è, no, grandissimo Ivanov, grande Ivanov che era ben piazzato, grande Ivanov che era ben piazzato, va bene, calma, facciamo girare il pallone, facciamolo impazzire, grandissimi così, bravi signori, no, non possiamo perdere questi palloni, però mannaggia, negli ultimi minuti della partita, grandissimo Matt, dai cazzarola, Matt si è sacrificato per la squadra, no. Signora, 44esima. Mannaggia, signora, mannaggia. Dovevamo tenere gli ultimi minuti. Mannaggia. Però siamo andati vicini alla prima vittoria, signori. E invece niente. E arriva la terza sconfitta consecutiva. Mannaggia, peccato, peccato. Tiri 5 a 7. Fuori gioco 1 a 2, falli 0 a 1, cartellini gialli 0 a 1, crossi 0 a 0, tiri liberi 3 a 1, corner 1 a 1 e tiri su punizione 0 a 0. Castello a sesta, poi Bergkamp al 48esimo e Arriga all'89esimo. E va bene, signori, non siamo riusciti a ottenere il risultato. Però abbiamo costruito di più, stiamo migliorando come squadra, sempre 20 punti, niente. Non mi deve dare punteggi di base, niente. Punti vinti 0, punti base 0, punti bonus 0. Grazie, gentilissimo, continueremo a non poterci comprare nessuno in questa cazzola di situazione. Intanto rimaniamo sempre fanalino di coda insieme alla Fiorentina. E va bene, signori, ma non demordiamo, andiamo avanti. Detto questo, signori, vi ringrazio per questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per il supporto. Noi ci vediamo domani sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!